Sì, soprannominato il Colorado, basta guardarlo in testa per capirlo. È il colo Allora, perché d'arco devo per. soprannominarlo Estupignanito? No, il soprannome è fondamentale perché poi c'è il barco Ezequiel al River, quindi giusto per differenziarli. Un calciatore che è stato considerato per mesi uno dei più importanti prodotti sia del Boca ma del calcio argentino in generale, in termini proprio di futuro. Ha iniziato a giocare da terzino sinistro, basso, in una difesa a 4. Però poi adesso è un ruolo che non ricopre praticamente più perché fa l'esterno di centrocampo in un 4-4-2 o anche è stato impiegato da esterno alto in un 4-3-3. Io lo ricordo nella partita con Newell's, ha fatto gol e assist giocando proprio da esterno a sinistra. E a me non piaceva all'inizio, l'ho sempre visto un po' timidino. Però anche qua, grande personalità, perché quando hai 18-19 anni arrivi a giocare partite importanti di Libertadores o il Superclassico, o comunque riesci a essere titolare al Boca, cazzo, vuol dire che la mentalità è quella giusta. Non è ancora stato convocato in nazionale, ci sono ancora Tagliafico e Acuña che Scaloni gli preferisce. Anzi, non l'ha proprio neanche mai convocato. Infatti, c'erano anche un po' di polemiche su questo. Vediamo se nel 2024 verrà convocato. Non so poi nell'ambito Brighton quanto potrà imporsi o quanto magari potrà, che spazio potrà avere, però sicuramente è uno dei prospetti più importanti del calcio argentino. Io ho un aneddoto molto interessante sul calciatore che fa capire un po', perché la cosa che ha stupito del ragazzo è la forza mentale che ha, no? Cioè, un ragazzo che sostanzialmente, qui non si è mai parlato di un predestinato, è salito alla ribalta nel 2021, quando Russo sostanzialmente l'ha fatto debuttare, e in quel momento lì sembra che per lui si aprisse un po' le porte definitivamente della prima squadra, no? Invece poi Ibarra e De Ron non l'hanno considerato. Lui ha vissuto un momento brutto nel 2022 in cui ha avuto anche dei problemi fisici, ha avuto anche delle discussioni in base alla crescita fisica che doveva fare, perché volevano fargli fare un certo tipo di lavoro. In realtà lui però ne voleva fare un altro tipo perché quel tipo di lavoro non faceva bene a lui. Al suo fisico, no? Quindi ha avuto questo momento così così nel 2022, poi dopodiché con Almirón diventa un pezzo fondamentale della squadra che, giocando in totale stile Boca, quindi senza spettacolo, arriva però in finale di Libertadores, no? E tutti sono stati molto colpiti dal suo carattere, dalla sua testa, dalla sua mentalità. Io nel primo viaggio che dopo post-Covid che ho fatto in Argentina, parlavo con una persona che è dell'ambiente Boca e mi ha raccontato delle cose che mi hanno proprio fatto capire che tipo di pasta è fatto sto ragazzo qua. Perché lui praticamente ha un'infanzia veramente molto dura, perché lui è di Cinco de Mayo, che è una località che sta sostanzialmente a 120 km da Buenos Aires, però sta nella provincia di Buenos Aires, che è la provincia più grande di tutta l'Argentina come numero di abitanti, e inizialmente alla pensione del Boca possono stare solamente alcuni ragazzi, non tutti chiaramente, no? E lui non è considerato tra quelli che possono stare nella pensione del Boca. Quindi la famiglia, in questo caso la madre, che si chiama Patricia, che è stata protagonista anche di un video molto bello sulla televisione argentina, 4 volte la settimana lo porta avanti e indietro da 5 de Mayo a Buenos Aires racconta con una Renault 12, che è una macchina che in Europa non si vede più da 5 anni, e non avevano nemmeno soldi per pagarsi da mangiare, e quindi avevano la quantità di soldi che potevano spendere era solo per la benzina e per il pedaggio dell'autostrada. E quindi racconta un racconto molto, molto commovente il fatto che la pensione del Boca gli dà ogni giorno un sandwich con il mate, e lui si divide questo panino sempre con la mamma,
E la mamma racconta che quando nel tragitto per tornare indietro, quando fa, in Argentina fa molto caldo nei mesi estivi, soprattutto a febbraio, no? E quando fa molto caldo loro si fermano a fare benzina alla gasolinera, quindi l'autogrill, e il bambino, lei si ricorda la faccia di Valentin che vede la geladera, no? Cioè il banco del gelataio, e vorrebbe il gelato soltanto che loro non hanno i soldi per comprarlo. E la forza mentale di sto ragazzo qui arriva da qui, è una storia incredibile che quasi nessuno sa, ma sto ragazzo qui è temprato veramente nell'acciaio e si è visto quando è stato chiamato dal nulla a fare delle partite importantissime. Addirittura a un certo punto sembrava essere lui l'arma decisiva per il Boca per la finale di Libertadores con il Flu, no? Sostanzialmente dal nulla, con pochissime partite, quindi è una storia molto bella e sono sicuro che De Zerbi riesce a far fare a questo ragazzo qui dei passi avanti importanti, perché gli mancano dei pezzi anche nella formazione, perché per esempio tutti questi ragazzi qui di questa generazione hanno saltato sostanzialmente 2 anni per il Covid, 2 anni in cui non ha giocato in nazionale, 2 anni in cui non si sono confrontati con in pari età di altre nazioni, lui fa parte sempre delle nazionali, e poi soprattutto questo è un ragazzo che ha iniziato a fare l'ala sinistra, cioè arriva al Boca facendo l'ala sinistra, faceva l'attaccante esterno, poi è stato rivisto in questo ruolo, ma è un ragazzo veramente temperatissimo, e naturalmente come tutti quelli con i capelli rossi in Argentina è il Colorado, quindi spero che, tra l'altro sono curioso di vedere De Zerbi in che chiave lo utilizzerà, perché comunque ha dimostrato nella Libertadores che può giocare anche più avanti e quindi potrebbe magari essere un'alternativa nel momento in cui non c'è Mitoma, per trovare quell'ampiezza lì in avanti a sinistra. Io penso che potrebbe anche pensare di far giocare o lui o Stupinian più avanzati. Ma poi ti fermi, Carlo, dimmi e mentimi magari. No, di Valentin Barco è un giocatore che onestamente divide molto. Come diceva Lori, c'è stata questa cosa di Russo, poi sostanzialmente Ibarra, che giustamente Ibarra e Battaglia, che sono considerati due allenatori proprio legatissimi a Riquelme, legatissimi al club, quasi diciamo così, una lunga mano di Riquelme, non l'hanno... cioè l'hanno tenuto sempre nella squadra riserva, cosa che evidentemente, insomma, chi andava a vedere squadra riserva rimaneva un po' colpito, perché si vedeva che era di un'altra qualità rispetto ai compagni. C'è, diciamo, la ripresa con Almirón e da qui viene fuori una situazione un po' particolare, perché il Boca arriva vicino alla scadenza di contratto, il giocatore declamando il suo amore per il Boca dice va bene, allora io allungo di un anno il contratto, però ovviamente allungando l'anno il contratto l'agente del giocatore ha abbassato la clausola rescissoria, quindi portandola da 15 a 10 milioni, e qui a questo punto il Boca ha avuto le spalle al muro e quindi ha dovuto come dire accontentarsi del fatto che un club che veniva da fuori pagasse la clausola sostanzialmente. È un giocatore di grande temperamento, secondo me deve ancora imparare un po' a giocare e soprattutto a togliersi qualche atteggiamento idiota che è già mostrato mettendosi coi piedi sul pallone o altre scemenze di questo genere, però questo diviene un po' dalla strada che ha dentro, come diceva prima Lori, quindi è ovvio che qualche volta si lascia un po' andare. È un 2004, non ha grande esperienza di prima squadra, ha grandissima personalità, è stato praticamente messo sia da terzino che da esterno alto, dove ha giocato una finale secondo me pessima come tutta la sua squadra di Libertadores, anche da interno, ha sicuramente buona corsa, un buon sinistro, come dicevo personalità, è un giocatore però molto da formare, sono i tipici giocatori che acquista il Brighton, diciamo così, nell'ottica di o mandarlo in prestito, metterlo un po' nelle rotazioni. In questo momento è vero che Stupinian è il titolare, però non c'è un vero ricambio se non Lamte adattato, diciamo così, a sinistra, quindi potrebbe entrare in questo tipo di logica, ecco.
Ovvio, il Brighton, come sappiamo, seguendolo praticamente giornalmente, ha bisogno di giocatori in altri ruoli. In questo momento manca in titolare in altri ruoli. L'esterno poteva farlo chiunque, l'ha fatto anche Igor, per dire, e neanche tanto male. Certo, Marco è più di, diciamo, di ruolo, ecco. È un giocatore, ripeto, che è un giocatore, se vuoi, anche di culto, un po' per la storia che raccontava Lori, un po' perché divide, e quindi è sicuramente un profilo da seguire con attenzione, ecco. Siamo nel momento del passaggio. Ultima cosa che dico: lui ci ha tenuto molto a dire che è legato al Boca, che tornerà, eccetera, però quando te ne vai al Boca in questo modo, comunque, diciamo, un po' la magia si perde, ecco.